Va ora in onda Pop Economia. Radio Libertà, ritorniamo in diretta 02 66 20 35 29 per intervenire con il programma ideato e creato e condotto da Alessandra Mori anche nel 2023. Potete intervenire, interagire con loro, con Alessandra e i suoi ospiti, anche via WhatsApp al 346 642 7756. Bentornata Alessandra, ci mancavi. Grazie carissimo Giulio Cesare, ed oggi con il nuovo anno 2023 non potevamo che aprire con un pezzo memorabile, la colonna sonora scritta da Nino Rota per il famosissimo film Il Padrino, e c'è un particolare motivo per questo. Buon anno cari ascoltatrici e ascoltatori, un anno che si apre con un colpo di scena, con una notizia di rumore assoluto: la cattura, l'arresto del boss del super latitante invisibile per 30 anni Matteo Messina Denaro, il padrino delle stragi. Ne parliamo tra pochissimo, per questo rimanete con noi e collegate con noi, ascoltateci, vedeteci su tutti i nostri device, perché tra poco ne parleremo appunto con un grandissimo giornalista, inviato, scrittore siciliano Francesco Viviano, che ha dietro di sé anche una storia veramente straordinaria, ve la racconteremo di qui a poco insieme, ed un altro grande giornalista economico, Nino Sunzeri. Esamineremo qual è davvero la situazione mafia ed economia dopo l'arresto del super latitante, che cosa dobbiamo aspettarci. Ma prima di tutto, entriamo a gamba tesa, apriamo la prima delle nostre finestre, la madre di tutte le finestre, quella dedicata all'economia, alla pop economia. Vedo i miei graditissimi ospiti collegati e, come sempre, più di sempre, alla nostra roccia è il professor Gualtieri, che vedo in grande spolvero per il 2023. Grazie prof di esserci e ben ritrovato. Ciao Alessandra, ben ritrovata e un saluto a tutti gli ascoltatori. E voglio presentarvi, ho il piacere di presentarvi un nuovo ospite che spero sarà in maniera più continuativa anche con noi, il docente di diritto tributario, tributarista, commercialista dell'Università di Torino, Mario Rovetti. Ben trovato, professor Rovetti. Grazie molte per l'invito, buona giornata a tutti voi, agli ascoltatori e soprattutto a te Alessandra che hai voluto invitarmi. Eccoci qua, allora parliamo dei temi del momento, i temi del momento che affronta anche, come sempre, la nostra The Economy TV. Giulio Cesare, tu sei gentilissimo, sei una scheggia e quindi ce la farai vedere, perché non possiamo mancare di far vedere la nostra The Economy TV, dove ci sono tutte le video news sull'economia. Se volete sapere, per esempio, The Economy e anche The Culture, perché la cultura e l'economia sono un connubio inossidabile, lo diciamo sempre. Se volete sapere, per quanto riguarda la cultura e dalle parti degli Uffizi, dove è, e volete scoprire chi è davvero la bellissima Eleonora, guardate The Economy TV. Così anche se volete sapere cose di Milano nascoste, davvero anticonvenzionali, per esempio Milano da romantica scapigliata, che fine fa Milano, che cosa succede a Milano, e poi ancora tutto con le notizie economiche sul caro benzina. Professor Gualtieri ci ha regalato una pillola favolosa, anche un po' velenosa come solo lui sa fare, e poi ancora le pensioni, e poi ancora le accise, di cui parliamo proprio adesso. E segnalo anche che questa diretta la sta condividendo anche The Economy TV, mentre per ascoltarci potete appunto andare su il device che preferite, quindi sulla pagina Facebook, molti modi per vederci e ascoltarci su radiolibertà.net, sul canale 252 del digitale terrestre, su radiolibertà.net e sulla Radio DAB. E allora veniamo al tema del giorno, molto rumoroso anche questo tema. Caro professor Rovetti, cominciamo con lei, le accise, e c'è uno scontro molto forte anche governo sindacati. I sindacati non mollano per queste benedette accise che forse, non so, ci stanno uccidendo. I sindacati appunto promettono sciopero, c'è stato un incontro al Ministero del Made in Italy. Ma queste accise, andiamo un po' più, storicizziamo il fatto per capire qualcosa di più. Che cosa sono, a cosa servono e nel tempo come sono state utilizzate? Prego. Ma in effetti le accise sono un animale strano, nel senso che nascono con una finalità precisa, ovvero quella di finanziare
una determinata spesa che in quel preciso momento storico è contingente, impellente e non prevista, per cui si deve in qualche modo tamponare una esigenza non prevista, si istituisce una, diciamo così, un tributo straordinario, speciale, volto a finanziare quella determinata spesa, che però con il venire meno dell'esigenza della spesa astrattamente dovrebbe venire meno anch'essa. E in verità noi, insieme alla benzina, siamo ormai inconsapevolmente abituati a pagare una quantità infinita di accise. Stiamo continuando a finanziare missioni del 1935, disastri del 1963. È chiaro che una volta che il contribuente, utente della pompa di benzina, è abituato a pagare una certa cifra per il litro di carburante senza peraltro sapere bene il perché, continua a pagarla inconsapevolmente. Certo che se si va a scavare e si scopre, per esempio, che non ci sarebbe più, a mio parere, urgenza per finanziare l'intervento del 35 e del 36, allora ci si chiede, ma bene, allora queste accise dove diavolo finiscono? Ma finiscono semplicemente nella cassa senza fondo dello Stato, dalla quale cassa senza fondo dello Stato escono i denari che servono per sostenere la spesa pubblica. Quantificando, quant'è in spesa pubblica, professor Rovetti? La spesa pubblica è una cifra devastante, potrebbe essere un animale del film di Harry Potter, 1.000 miliardi, una cosa spaventosa. E di questi 1.000 miliardi, circa 20 miliardi sono finanziati dalle accise. Queste accise, quindi, per la stragrande maggioranza, diventano oggi un gettito a tutti gli effetti, come qualunque altra imposta alla quale siamo invece abituati, l'IVA, l'IRPEF, le conosciamo tutti. Ma che cos'hanno di odioso le accise? Hanno una particolarità, ora non voglio scendere in dettagli tecnici perché annoierei tutti mortalmente, ma hanno la odiosa particolarità di essere regressive. Cosa vuol dire regressive? Quindi è un'imposta regressiva. Assolutamente sì, è un'imposta esattamente come l'IVA, che tocca di più chi ha di meno. Per capirci, il pieno dell'automobile di Silvio Berlusconi, ammesso che costi 100 euro e ammesso che abbia incorporati in questi 100 euro, dico dei numeri a caso, 50 euro di benzina, costano nelle tasche di Berlusconi 100 euro come costano nelle tasche di un percettore del reddito di cittadinanza per 100 euro. Quindi alla fine della fiera, coloro che hanno di meno percentualmente pagano di più. Questo sistema regressivo è un sistema che non va bene, non è giusto, è socialmente iniquo ed è costituzionalmente non ammesso. Quindi un sistema regressivo pesantissimo, pane per i denti per il nostro professor Gualtieri, che vedo che già sorrideva. Professore, lei ha fatto il pieno? Purtroppo sì, come tutti gli italiani. E allora? E come è andata? Ci tocca fare il pieno. Allora, faccio un breve excursus storico. Il punto fondamentale, che mi sembra che non sia molto chiaro in questa discussione, è che oggi la benzina al distributore, alla pompa, per il venditore vale di meno di quanto valeva ad ottobre. Perché il prezzo oggi della benzina al distributore, sentivo stamattina le rilevazioni proprio freschissime, è di circa 1,81-1,86 il self-service benzina o gas, no? 1,81-1,86, esattamente come era ad ottobre del 2022. Qual è la differenza? Che ad ottobre del 2022 lo Stato si faceva carico di 30 centesimi di accise. Quindi il prezzo a ottobre 22, paragonato in maniera corretta, era di 2,11. Oggi è di 1,81. Quindi non riesco veramente a capire come sia possibile fare tutta questa confusione addossando al distributore di benzina, alla catena che consente al petrolio di arrivare alla pompa di benzina, di essere oggi parte di un cartello che approfitta di una situazione. Perché oggi non è così, è assolutamente il contrario. Però qual è il punto? Che il vero problema era prima, quando c'era da parte dello Stato questo contributo, questo sussidio con l'azzeramento delle accise. Allora sì che c'era il cartello delle imprese, di tutta la catena, di tutta la filiera che arrivava alla pompa, perché teneva questo prezzo della benzina, dei carburanti in generale,
artificiosamente alto, perché il prezzo del petrolio, che è la componente variabile, perché abbiamo detto che quello delle accise lo regolamenta lo Stato, era praticamente arrivato ai livelli di ottobre 2014, quando la benzina costava, compreso le accise, 1,70. Adesso, a ottobre 2022, senza le accise, costa 1,81. A gennaio 2023, la benzina con le accise costa 1,81. Quindi il momento storico in cui la benzina è costata di più era ottobre 2022. E allora che c'era il cartello, quindi l'accordo illecito sui prezzi tra le varie compagnie. Francamente mi fa sorridere oggi che l'antitrust apra un'indagine su esso, Tamoil, IP e le altre major per non aver oggi sorvegliato il prezzo della loro catena di distribuzione. Quindi, professore, perché... tanto rumore per nulla? E quindi che cosa ci vuole? Cosa ci vuole? Qual è la soluzione? Perché il dibattito politico si va incartando sempre di più, no? Non vorrei fosse un escamotage per sempre, diciamo così, ottenebrare i problemi veri, reali. Allora, il problema vero qual è? Come ho cercato di spiegare e abbiamo detto anche tante volte in questa trasmissione. Ribadiamolo. Quando ci sono dei beni, tra cui in primo luogo i beni dei prezzi energetici, che non sono sensibili al prezzo. E cioè, se un camionista deve portare il suo camion da Reggio Calabria a Milano, qualunque sia il prezzo della benzina al distributore, deve fare il pieno di benzina e portarla a Milano. Così come se bisogna riscaldare un ospedale, qualunque sia il prezzo del gas, l'ospedale va riscaldato. Tecnicamente si dice che questi beni sono poco elastici al prezzo, cioè se il prezzo aumenta la domanda non risponde, non risponde su un bene voluttuario, aumenta il prezzo io non me lo compro. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se lo Stato sussidia, cioè interviene a supportare questo prezzo, non si farà, accollandosi le accise come è stato ad ottobre, non si farà altro che invogliare il venditore a tenere alto il prezzo, perché la differenza sarà comunque assorbita dallo Stato, perché la domanda non può essere contratta. Allora, che cosa assolutamente non bisogna fare? Non bisogna accollarsi le accise. Faccio un esempio molto, molto, molto concreto. Il prezzo del gas naturale oggi è particolarmente basso. Guardavo adesso la quotazione, è 59 euro. Prima della guerra era circa 88, ad agosto di quest'anno era 320. Quindi praticamente oggi abbiamo un prezzo particolarmente basso. E quindi è evidente perché abbiamo un prezzo particolarmente basso. Perché lasciato libero di fluttuare il prezzo senza interventi che drogano la domanda e l'offerta, si è assestato su questi valori particolarmente bassi. Perché? Perché l'inverno è stato particolarmente mite, perché c'è stato l'accordo UE, anche se azzoppato, ma comunque c'è stata una volontà politica di porre uno stop a questi prezzi, il prezzo del gas è crollato. Gli incassi Gazprom sono crollati. Nei primi 15 giorni di gennaio 2023 Gazprom ha incassato circa 20 milioni di dollari di euro al giorno per il gas. A marzo 2022 ne incassava 120. Quindi, chiarissimo, professor. Chiarissimo. Tutte queste cose. Allora, ogni qualvolta lo Stato interviene per bloccare artificiosamente un prezzo di un bene che non è sensibile alle variazioni di prezzo, non fa altro che posticipare e prolungare nel tempo questo prezzo alto. Infatti, come abbiamo visto, tolte le accise, paradossalmente il prezzo della benzina è diminuito. Se vogliamo essere oggettivi, se invece vogliamo. Prego. No, dicevo, rimbalzavo la domanda, la questione al professor Rovetti. Quindi, un errore, dice il professor Gualtieri, il taglio delle accise, leggo qui dal Sole 24 Ore, costo di 9 miliardi, il 68% degli sconti è andato ai più ricchi. È così? Chi favorisce veramente il taglio delle accise? Cerchiamo di andare a fondo la questione e capirla bene. È esattamente quello che dicevo poc'anzi, è precisamente quanto dicevo poc'anzi. Essendo questo un tributo regressivo, colpisce i più poveri. Perché, come banalizzando prima dicevo, il pieno dell'automobile dell'onorevole Berlusconi e il pieno dell'automobile del percettore
del reddito di cittadinanza. Tutti e due tirano fuori 100 euro, salvo che il primo ha un reddito di qualche milione di euro al mese, il secondo ha un reddito di 600 euro al mese. Percentualmente chi colpisce di più? Cioè, quando andiamo a ripartire questo onere tributario a carico di tutti, chi paga di più? Paga di più chi ha di meno. Questo meccanismo, quello delle imposte indirette, è un meccanismo perverso, perché a differenza della principale imposta che finanzia il bilancio dello Stato, che è l'IRPEF, quello che tutti noi paghiamo, e che è un'imposta, si dice, diretta, cioè colpisce una manifestazione evidente, chiara, pacifica, incontrovertibile di quella che viene chiamata capacità contributiva, il reddito. Se Alessandra guadagna 50 euro al mese, Mario ne guadagna 200, Mario evidentemente ha una capacità, intuitivo, ha una capacità contributiva maggiore. L'IRPEF è capace a cogliere queste sfumature, chiede ad Alessandra meno della quarta parte di quello che chiede a Mario, ovvero se, applica un criterio progressivo. Se Alessandra su 50 paga 5, Mario su 200 non pagherà 20, pagherà 30, perché quello è il giusto metodo per fare partecipare i più fortunati, se preferiamo i più ricchi, al meccanismo di ridistribuzione delle risorse per chi ha di meno. Allora, professore, la interrompo solo un attimo per dire che il dibattito tra Mario e Alessandra, questo suo paragone, funziona, perché vede, c'è subito una telefonata. Vediamo un po' chi è, sì, il nostro ascoltatore o ascoltatrice in linea. Buonasera, noi siamo qua. Pronto? Sì, pronto, pronti, siamo pronti. Sì, pronto, buonasera a tutti. Buonasera a lei, prego. Allora, intanto un punto esclamativo. Non si chiamano accise a plurale, è un'accisa, perché l'accisa è unica, è una tassa sul carburante, punto, che è aumentata nei secoli, negli anni, sul prezzo della benzina. È un'accisa, non le accise. Parliamo a singolare, è per Dio. Non si può dire le accise, la guerra dell'Etiopia, la guerra dell'Abissinia, la guerra di qui, di là. È un'accisa. Un carburante che è aumentato negli anni, punto. Bon, basta, okay. Via. Allora, un'accisa, professori, è un'accisa o sono le accise? Grazie a lei. Chi risponde? Risponde Mario, professor Rovetti. In realtà Guattieri la conosco, lei subito rimbalza al professor Rovetti, quindi l'ho anticipata. Eccoci. In realtà è una questione lessicale priva di alcun significato. L'accisa è il meccanismo, come dire, l'imposta. L'imposta è lo strumento con il quale lo Stato chiede i soldi ai propri cittadini. Poi c'è l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sul reddito delle società, l'imposta sulle persone fisiche. In questo caso l'accisa, il meccanismo dell'accisa, in verità è distribuito su una serie infinita di provvedimenti, di subaccise, se preferisce il nostro ascoltatore. Se essere, in verità, attentissimo però, al nostro ascoltatore, grazie di aver contribuito. In verità è una questione lessicale che né aggiunge né toglie qualcosa al problema, perché per finire il ragionamento di prima, sempre per prendere l'esempio di Alessandra e di Mario, il secondo guadagna 4 volte quello che guadagna Alessandra, se tutti e due hanno un'auto che contiene 50 litri di carburante, sia Alessandra sia Mario spenderanno 90 euro per fare il pieno di benzina e tutti e due, Alessandra e Mario, spenderanno 40 euro di accisa, salvo che su Alessandra 40 euro pesa sul suo reddito che è un quarto, su Mario 40 euro pesano su un reddito 4 volte superiore. Quindi i più fortunati, vogliamo dire i più ricchi, diciamolo, non se ne accorgono molto meno rispetto all'incidenza che quella spesa ha su chi ha di meno. Questo è ingiusto, socialmente ingiusto, prima che giuridicamente ingiusto. E quando Como chiama per una telefonata, Milano-Roma non può che rispondere. Eccoci qua, siamo in linea. Pronto? Pronto, buonasera a lei, signor Pippo. Già ce l'hanno anticipato. Sì, è Pippo da Como. No, niente, io volevo dire una cosa. Io sto sentendo i prezzi del petrolio. Il petrolio negli anni 90 si aggirava intorno a 50-60 euro, 50 dollari al barile.
è andato anche a 100, 120, 130 dollari al barile. Adesso siamo ritornati più o meno al costo degli anni 90. Io non riesco a capire perché dobbiamo strapagare la benzina. Perché se i costi sono quelli, perché il dollaro non cambia il valore del dollaro, è cambiato il valore della lira che è diventato euro, dunque non ci dovrebbero essere queste grosse differenze. Poi se parliamo di questioni di costi dei poveri e dei ricchi, facciamo, io quando lavoravo, adesso non so se c'è ancora, sulla retribuzione, sulla busta paga mi tenevano giù i soldi per la Gescal, che la Gescal è 40 anni che non esiste più, 40 anni. Poi un'altra cosa, sulle case popolari non si fa la revisione di chi è migliorato nell'ambito lavorativo, no? Perché ci sono dentro gente che in giro in Ferrari, che c'è ancora l'appartamento popolare, la casa popolare subaffittata. Dunque, se vogliamo guardare il complesso della gente di reddito fisso basso, dobbiamo guardare tutto, non soltanto le cose. Se poi vogliamo fare stare nell'ambito del coso, dobbiamo fare come in Russia. La Russia pagava lei gli stipendi e faceva lei la discriminazione del ricco e del povero. Nel mondo europeo che si basa sul guadagno, questi discorsi qua sono relativi, non valgono fino a un certo punto, perché se dobbiamo andare a guardare, tanta gente che lavora non deve andare con su 3.000 di cilindrata. La ringrazio, certo, buona chiarissimo, grazie di questo importantissimo contributo. Professor Rovetti, vedevo che annuiva, il nostro ascoltatore ha detto delle cose precise, che ne pensa? Sì, ha fatto riferimento a questa contribuzione Gescal che si è vista in busta paga in modo offensivo, anche questo era uno strumento metatributario, paratributario, che serviva proprio per la realizzazione di case da destinare alle abitazioni, sempre per dirla, per chi poteva, non poteva permettersi un'abitazione, lo Stato in qualche modo interveniva. Anche questa è stata una contribuzione. Qual è il problema? Il problema è che noi sostanzialmente ci assuefacciamo, si dice così? Sì. All'imposizione tributaria. Addormentiamo, ecco, ancora sì, meglio. No, purtroppo ci dormiamo sopra, fino a quando qualcuno squilla le trombe, ci svegliamo di soprassalto e ci accorgiamo di stare vivendo in un incubo. Perché il problema delle accise, chiamiamolo come vogliamo, è infinitesimale. Perché se noi pensiamo che l'accisa sui carburanti pesa, in complessivo pesa una ventinata di miliardi, in verità il carico tributario a carico dei contribuenti italiani è enormemente più grande. Cioè la gente dovrebbe incavolarsi come dei bufali feriti, non tanto, certo, anche per un'imposta che serve a finanziare il disastro del Vajont del 63, ma si dovrebbe arrabbiare come dei bufali inferociti e arrabbiati, perché il sistema, il carico tributario nel complesso, mi viene da pensare che l'accisa quasi quasi sia lo specchietto che serve per attirare una discussione sterile, inutile su un aspetto per nascondere la polvere sotto al tappeto. Perché dicevo prima, il dibattito politico si sta infiammando. Professore Gualtieri, che ne pensa? Dobbiamo arrabbiarci come dei bufali per questo, il dibattito politico che si incarta giorno dopo giorno su questo. Perché? Io penso che il cuore del problema sia la spesa pubblica. Spesa pubblica che ha sfondato nel 2022 la soglia dei 1.000 miliardi. Che non è tanto, diciamo, proporzionalmente rispetto al PIL, non è molto diverso dalla media UE. Che cos'è che è molto diverso dalla media dell'Unione Europea nella spesa pubblica italiana? È la qualità della spesa pubblica, cioè che cosa facciamo con questi soldi? Li usiamo bene, li usiamo male. Ognuno di noi, come scriveva un luminare qualche giorno fa, ha un'esperienza diretta di un malfunzionamento, di uno spreco di soldi pubblici. Ognuno di noi, basta che fa un minimo di mente locale e si ricorda le luci accese di giorno, per fare un esempio banale, o qualunque altra cosa. Quindi le accise non sono altro che una percentuale infinitesima di questo problema, mega problema della spesa pubblica, che non è solo quantitativa ma è qualitativa. So che il tempo sta per finire, voglio concludere con un'ultima considerazione. Prego. Che riguarda il 110%. Allora, in questi giorni sono stati resi noti i dati finali del 2022 dell'ecobonus 110%. Sì.
62 miliardi di lavori. Sono costati allo Stato 68 miliardi a fonte di una previsione iniziale di spesa di 33. Quindi stiamo parlando di cifre che sono tre volte il totale delle accise di un anno, di una differenza a svantaggio dei conti pubblici di oltre 30-35 miliardi, perché per dare un contributo praticamente a fondo perduto, senza nessun controllo sulla qualità, sui costi, sui prezzi, andando a infiammare l'inflazione, perché non ce lo dimentichiamo che è stata una componente determinante per far per partire la fiammata inflattiva. Esatto, perché in Italia l'edilizia è un settore trainante e quindi partiti i prezzi, perché nessuno li controllava, tanto pagava pantalone, abbiamo avuto questa fiammata. Quindi è su questo che gli italiani, come dice il professor Rovecchi, dovrebbero imbufalirsi, perché con questi 68 miliardi di soldi pubblici, cioè di tasse pagate dagli italiani, abbiamo messo mano all'1% del patrimonio immobiliare. E allora chiudiamo con un'ultima battuta al professor Rovetti. Sotto sotto la cenere c'è un fuoco che arde e un problema vecchio, professor Rovetti, ma non è forse la riforma fiscale? Poi ne parliamo nelle prossime puntate. E una piccola spending review, lei lo accennava l'altro giorno su Bioeconomy TV, una micro spending review potrebbe risolvere il tutto? Un frammento e poi approfondiamo nei prossimi appuntamenti. Velocissimamente, perché stiamo chiudendo. Quando hai la febbre alta, intanto prendi la tachipirina e intanto abbassi la febbre, poi vai a cercare le cause che ti hanno portato la febbre alta. La tachipirina è la spending review. Bisogna assolutamente intervenire in questa vasca bucata, perché per tanta acqua che ci si mette, tanta acqua perde. Primo. Secondo, la riforma del fisco va fatta, assolutamente una riforma del fisco, per due ragioni. Primo, è troppo oneroso. Secondo, è troppo complicato. Io insisto a dire, lo faccio come battuta, ma chiunque si candidi a governare questo paese dovrebbe avere fatto la propria dichiarazione dei redditi almeno una volta. Perché se non hai fatto la tua dichiarazione dei redditi una volta, non hai mai capito che cosa è il fisco in Italia. Bene, e lo capiremo, sono sicurissima, con voi lo capiremo sempre meglio. Grazie professor Rovetti per questo suo debutto qui su Radio Libertà, l'aspetto di nuovo presto insieme al prof. Gualtieri. Prof. Gualtieri, e allora non ci imbufaliamo, cerchiamo di vivere serenamente, perché più capiamo, più forse meglio serenamente viviamo. Come la vede? Beh, la vedo... La comprensione è all'origine di tutto. Vorrei concludere con una nota positiva. Brevissimo. Brevissimo, nonostante le previsioni sciagurate che ci hanno accompagnato nel secondo semestre del 2022, le cose sono andate molto meglio di quanto ci si aspettava. Il prezzo del petrolio è sceso, il prezzo del gas è sceso tantissimo, l'economia di questo paese ha reagito bene, gli italiani hanno la possibilità di uscirne bene. Lo stanno dimostrando negli ultimi mesi. Siamo contro i gufi noi, andiamo con le dita incrociate. E arrivederci, a presto, e vi ringrazio e vi saluto. E siamo quasi pronti per la prossima finestra rumore. Grazie a voi. Grazie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Corrado Augias, intervista Giovanni Falcone, 1991. Contro la mafia, ciò che serve più di tutto è la professionalità. Dottor Falcone, se lei potesse oggi essere per assurdo il Parlamento e il capo dell'amministrazione, che cosa sceglierebbe? Norme, leggi più che facilitino il suo compito, oppure più mezzi, più strumenti investigativi, più soldi, più aiuto pratico? Io sceglierei soprattutto
maggiore professionalità. Io credo che spazio normativo che abbiamo è tale che ci può consentire di svolgere adeguatamente il nostro lavoro. Quello che purtroppo ancora ci manca, pur avendo fatto notevolissimi passi avanti, e come magistratura, e molto di più come polizia, carabinieri e così via, quello che ci manca, dicevo, è una professionalità che sia adeguata alle attuali situazioni della criminalità organizzata, che si evolve e si trasforma in maniera vorticosa, costringendoci sempre ad andare alla rincorsa, certo. Giovanni Falcone, 1991. Contro la mafia, ciò che serve più di tutto è la professionalità. Va ora in onda Rumore. Radio Libertà, ridiamo subito la linea ad Alessandra Mori. E grazie a Giulio Cesare di questo pezzo con la voce bellissima e intensissima del giudice Giovanni Falcone, che calza a pennello proprio con il tema di questo nostro secondo spazio Rumore, mafia ed economia dopo l'arresto del super latitante Matteo Messina Denaro. Un colpo di scena, l'ho detto in apertura, la notizia delle notizie. Invisibile, fantasma per 30 anni, ma chi è davvero l'ex Primula Rossa? Ne parliamo subito con un grande giornalista, Francesco Viviano, scrittore, un grande inviato, grande conoscitore del tema, cresciuto nel quartiere Alberghieria di Palermo e inviato della Repubblica, ha seguito i principali processi di mafia analizzando l'evoluzione di Cosa Nostra dalle stragi ad oggi. E credo che lo abbiamo in voce, è vero Giulio Cesare? Con noi? È con noi. Mi sento, buonasera. Eccoci, Francesco Viviano, ben trovato. Ben trovato a voi. Benvenuto. E abbiamo anche in voce ed in video, lo vedo in tutto il suo splendore oggi, Nino Assunzeri, un grande giornalista economico. Grazie Nino di partecipare per darci il punto di vista sull'economia e sulla finanza. Sei troppo gentile. È troppo vero, Nino. Ringrazio voi dell'invito e insomma spero di essere all'altezza delle cose che mi hai detto, anche se sarà difficile. Francesco Viviano, allora spero che tu ci senta bene. Dunque, cominciamo così, tante le domande che voglio farti, perché poi tu hai una storia bellissima alle spalle, sei anche autore di un libro e ora lo veniamo a scoprire pian piano, mostrerò anche la cover, però prima di tutto, dice il procuratore di Roma Lovoi, il capo di IBM della capitale, è stato colpito un mito dell'impunità. La cattura di Matteo Messina Denaro chiude la stagione degli stragisti. Allora chiedo a te, cosa si chiude, cosa si apre con questo arresto? Ma con questo arresto è naturalmente un segnale importante, soprattutto per noi cittadini, soprattutto per l'Italia, che dimostra però una debolezza dello Stato, perché è stato catturato l'altro ieri, cioè 30 anni dopo, che ha vissuto in clandestinità, tra virgolette clandestinità, perché poi abbiamo scoperto che si muoveva tranquillamente con abiti di lusso, automobili di lusso, e girava tranquillamente tra Palermo e Trapani, Castelvetrano e Campobello di Mazzara. Francesco, ti prego di alzare un tantino la voce, solo per farci sentire ancora meglio, un tantino di più, grazie. Non lo so, mi sentite? Perfetto, ora perfetto. Allora dicevo, è stato per 30 anni latitante, quindi è una bella vittoria per carità, però anche un grande scandalo, perché non è possibile che per 30 anni tu sia latitante e vai girando in giro per l'Italia, per Palermo, per Trapani, per Castelvetrano, per Campobello di Mazzara, dove è stato, dove ha vissuto negli ultimi anni, senza che lo Stato se ne sia accorto. E questo è incredibile e anche vergognoso. Però meno male che alla fine ce l'abbiamo fatta. E prima di lui anche altri due latitanti, Bernardo Provenzano e Totò Riina, dove sono stati presi e arrestati a casa loro. Totò Riina in centro città a Palermo, in una bella villa con piscina, dove viveva con la famiglia, e Bernardo Provenzano, cioè pure in una
non in una grande residence, ma in un casolare di campagna, ma è arrestato a Corleone, dove era nato e cresciuto. Allora, tu dici una grande vittoria, ma è un grande scandalo. Anche io ho visto, ho rivisto ieri un po' di tuoi pezzi, moltissimi importanti pezzi, uno di questi su Repubblica, titolato così, datato 2 novembre 2016, la lettera dimenticata sugli amici del boss di Cosa Nostra, un'informativa sulla rete di fiancheggiatori di Matteo Messina Denaro mai consegnata all'autorità giudiziaria. I personaggi di spicco del trapanese che aiutavano la latitanza dell'ultimo grande capo di mafia. Vabbè, ci lo scrivevi, ecco. Ribadisco, cioè conferma quello che sto dicendo adesso. Ecco. Perché non è possibile che una persona, soprattutto un grande mafioso, riesca a girare tranquillamente. È chiaro, ha goduto in tutti questi anni, Provenzano, Vino e anche Matteo Messina Denaro, di una grande protezione. Io non sono sicuro e convinto di quello che si dice tanto in giro, cioè che abbia goduto protezione da parte dei carabinieri, da parte della polizia, da parte dei servizi. Ci può essere stato qualche cosa, qualche contatto, perché questi qua li hanno sempre avuti i contatti. Alla fine, Matteo Messina Denaro ancora non lo so, ma Provenzano e Torrina erano sicuramente anche loro degli spioni. Quasi tutta la gerarchia mafiosa negli anni, a cominciare da Genco Russo, Vizzini, Di Cristina e tanti altri, hanno sempre avuto rapporti con le forze di polizia. Lo stesso Gaetano Badalamenti, il borsa americano, che fu arrestato ed è morto negli Stati Uniti, ha rapporti con il maresciallo dei carabinieri di Cinisi, che è il paese dove era nato e cresciuto. Sì. E quando lui venne interrogato negli Stati Uniti, ha preteso la presenza del maresciallo dei carabinieri Lombardo, che si fidava di lui. E stranamente anche oggi si scopre che Matteo Messina Denaro, subito dopo essere stato arrestato, cioè l'altro ieri, ha scritto un biglietto dove c'è scritto: i carabinieri mi hanno trattato bene, il ROS e il GIS mi hanno trattato benissimo. A me mi pare incredibile che un boss mafioso appena arrestato possa scrivere grazie ai carabinieri, grazie al ROS, grazie GIS. Ecco, io che e cosa? Allora, sì, prego. Dimmi. Vengo ad un'altra questione. Avrai ascoltato le dichiarazioni di Salvatore Borsellino, il grave sospetto di una trattativa. E poi c'è questo video, questa polemica molto forte che si è andata innescando con l'ex uomo di Graviano, quel filmato, quell'intervista realizzata da Giletti, Salvatore Baiardo, che è appunto il factotum di Graviano, che diceva il regalino che sarà prossimo, questo soltanto alcuni mesi fa. Vorrei sapere cosa ne pensi. Io credo che sia stato anche il factotum di Matteo Messina Denaro. Perché non è possibile che il signor Salvatore Baiardo, non conosco la sua storia, però non può essere paragonato a Mago Zurlì. Com'è possibile che 45 giorni fa questo signor Baiardo abbia previsto quello che è accaduto ieri? Veramente dell'incredibile. Io spero che qualcuno lo interroghi presto, lo ascolti, magari forse è stato ascoltato prima e noi non lo sappiamo ancora. Questo è quello che penso. Perché lui aveva detto esattamente 45 giorni fa: Matteo Messina Denaro è molto ammalato, e praticamente si costituirà. Io non so se è vero o falso, però è chiaro che è veramente un profeta. In patria. Un profeta in patria. E allora un'altra cosa, il giudice Di Matteo ha detto ieri una cosa che mi ha colpito molto: Messina Denaro, tratteggiando un po' appunto la figura di quest'uomo, è l'uomo che incarna il passaggio tra innovazione e tradizione, cioè con lui si passa dal feudo all'impresa. Ecco,
chi è davvero la primula, l'ex primula rossa? È così? Sei d'accordo con questa definizione del giudice? Poi vorrei sentire Nino Sunzeri sul lato economico e ora spiego il motivo. Ma infatti, secondo me, deve essere stata adesso la parola al Sunzeri, dopo quello che dirò io. E cioè, secondo me, quello che accadrà adesso, ma ecco. Molti supermercati chiuderanno. Molti supermercati chiuderanno. Molte imprese falliranno, tranne che non abbiano, come dire, la forza di resistere. Perché la paura qual è? Che Matteo Messina Denaro si penta, mi sembra improbabile, tanto ha pochi giorni di vita, avrà 6-7 mesi di vita ancora. E per questo... 6-7 mesi di vita ancora, quindi tu... Sì. Preconizzi questo, quindi non riuscirà a vuotare il sacco, quindi a rivelare tutti i segreti, tutte le verità nascoste, pensi così? No, non credo proprio che svelerà i segreti, però la sua rete di fiancheggiatori e protettori, che sono, come dire, deboli, con la prospettiva, se fanno le indagini come dovrebbero fare, che secondo me faranno, perché la musica e l'aria è cambiata da 30 anni a questa parte, gli investigatori, i magistrati, che sono persone per bene e serie, la maggioranza, non possono correre il rischio di agevolare o dimenticarsi di perquisire il covo, di trovare i documenti e quant'altro. Ma i fiancheggiatori, che sono prestanome nella sostanza, molti probabilmente sono impauriti dell'arresto di Matteo Messina Denaro. Quindi con la paura che questo potrebbe svelare tanti segreti, magari ci faranno avanti loro, qualcuno si pentirà e potrebbe spiegare perché ha protetto, perché ha fatto il prestanome, eccetera, eccetera. E quindi ciò provocherà un grande terremoto economico soprattutto. Allora, terremoto economico, Nino Sunzeri, e allora dovranno davvero tremare tutti coloro che hanno fatto affari con lui, ci sta dicendo Francesco Viviano, ma con te vorrei esaminare, anche tu sei un uomo del sud, no? Quindi sei siciliano, conosci bene la realtà di questa terra, e c'è questo problema atavico, ma ora più che mai, del radicamento nella finanza, nell'economia, e anche ora con tutti questi grandi investimenti, pensiamo per esempio all'eolico. Ecco, cosa ne pensi? Come la vedi? Beh, intanto permettimi di fare un saluto veramente cordiale a Francesco. Ciao Nino. Ci siamo conosciuti 50 anni fa, quando lui stava a Lanza e io facevo il giovane cronista a Palermo. Ciao. Siamo un po' persi di vista, però insomma l'affetto e la stima restano, a me, da parte mia, assolutamente intatti. Anche da parte mia. Anche benissimo. Parte mia. E, guarda, c'è un libro, devo dire, non facilissimo da trovare, che si chiama Il 14°, che di Enzo Russo, non ne hanno stampate tantissime copie, che racconta un film che è lì ovviamente in maniera romanzata, ma secondo me con tanti agganci alla realtà del figlio di uno dei capi mafia della siciliani, che viene mandato a studiare, mi pare in Bocconi o comunque fuori dalla Sicilia, e poi va a lavorare in Svizzera, fa altro dalla Svizzera di 30 anni fa. Di pronto? Non abbiamo più Nino? Sì, abbiamo lo Skype bloccato. Ecco, ora è tornato Nino. Nino, ci sei? Continua. Quindi era un paradiso fiscale tutti gli effetti, e quindi lui dal suo ufficio in Svizzera, che gestisce tutti gli investimenti finanziari della mafia, con il riciclaggio di questi immensi capitali, frutto ovviamente del malaffare, della droga e di quant'altro. Quello lì era chiaramente una era
un romanzo, perché poi il protagonista torna in Sicilia solo per trovare i parenti, e c'è questa contrapposizione tra questa società rurale dove sono ancora immersi i parenti e lui invece che parla le lingue e sta fuori. Ripeto, è semplicemente una frutto di fantasia, ma probabilmente non è nemmeno tanto lontano dal... Ciao Nino! Ciao Nino! E ecco anche la nostra Nicoletta Arlandiposti. Benvenuta Nicoletta, che partecipa alla coda del nostro dibattito. Prego Nino, termina pure. E qui dico, mi sembra uno scenario assolutamente plausibile, cioè continuare con l'arresto di Messina Denaro, probabilmente veramente si chiude un capitolo fatto della commissione, dei vari momenti che appartengono per molti versi davvero al passato, e che comunque presuppongono un controllo del territorio non semplicissimo. Se mi posso interrompere un secondo, Nino. Certo. Nino, ti posso interrompere un secondo e poi riprendi? Certo. Vai Francesco. Stai facendo un quadro preciso, è reale però, di un tizio, di un presunto mafioso o di un mafioso, che io ho intervistato anni fa in Sudafrica, a Cape Town, che adesso è tornato in libertà, che si chiama Vito Roberto Palazzolo. Vito Roberto Palazzolo, che era il cassiere di Cosa Nostra. Lui aveva raccolto, gli avevano affidato tutti i soldi di Riina, di Provenzano, di Greco e di tanti altri boss mafiosi, e lui ha gestito per tanti anni in Svizzera, dove poi era stato arrestato, lui che è di Campobello di Mazara, anzi di quelle parti del Trapanese, e in Svizzera dal carcere riusciva a gestire i patrimoni di tutti questi mafiosi. Poi le cose cambiarono, lui fu costretto a scappare, scappò, anzi fuggì, evase dal carcere svizzero, ritornò in Sudafrica e continuò a trafficare e a gestire questi patrimoni. E lui, almeno da quello che mi disse in quell'intervista, fu costretto a gestire quei patrimoni. Poi quando le cose andarono male, i mafiosi chiesero indietro i soldi, lui si trovò in difficoltà e quindi rischiò anche di essere ammazzato. Lui non si è fregato i soldi, li ha solo gestiti, ma costretto dai mafiosi. Perdonami l'interruzione, ma quando parlavi... No, ma è stata perfetta, perché appunto mi vedevo dà consistenza a quello che io avevo soltanto letto in quel libro, ma appunto mi sembrava uno scenario... Ma no, è uno scenario reale, è stato uno scenario reale, perché vi ripeto, reale. Quando tu parlavi, io mi vedevo in faccia Vito Roberto Palazzolo, che era latitante e che io riuscii ad andare in Sudafrica a intervistarlo, e lui mi raccontò queste storie. E allora Francesco, purtroppo non abbiamo molto tempo, ma io ho inquadrato qui, tu non puoi vederlo perché sei solo in voce oggi, magari per le prossime volte ci organizziamo per un video collegamento, la cover del tuo libro Io Killer Mancato, Francesco Viviano, edito da Chiare Lettere. Perché questo titolo? Dicelo tu in breve, poi magari ne riparleremo prossimamente, perché tu hai una storia straordinaria dietro di te. Prego. Ma sai, io sono stato nella vita... lo posso dire adesso da tanti anni, ho 74, sì. Fortunato, perché sono nato nei bassi fondi, sotto le fogne, non nelle fogne, ma sotto le fogne, perché mio padre morì a 22 anni, fu ammazzato, ucciso dalla mafia, mia madre rimase vedova a 19 anni e io avevo un anno, non ho conosciuto mai mio padre. Non me lo ricordo completamente.
E quindi nascere in un certo ambiente, in un certo contesto, non è facile uscirne fuori. Io ho dei parenti, qualcuno dei quali, siamo cugini di primo grado, è stato etichettato come mafioso e ha trascorso gran parte della sua vita in galera. Ha 6 figli, io ne ho 5, sì. Però i miei figli li ho sempre visti. A Natale erano tutti qua con me, insieme a pranzo e a cena, cosa che mio cugino non si è goduto, perché lui è rimasto lì, in quell'ambiente lì, circondato da mafiosi, rapinatori e quant'altro, diciamo. Io per fortuna sono riuscito a uscirne, anche se vado sempre in quei luoghi, perché il richiamo della foresta è sempre forte. E mi rendo conto che se, quando ho sentito l'intervista di Falcone, la professionalità significa anche dare possibilità di studiare, di lavorare. Certo, la chance di riscattarsi in questo senso. Ma, certo. se tu non dai alla gente questa possibilità, a chi come me è cresciuto in quegli ambienti, di poter studiare, io ho studiato con fatica, sono ritornato a scuola a 27 anni, perché al terzo anno facevo il nautico, il mio sogno era diventare capitano, quindi navigare, girare il mondo e quant'altro. Al terzo anno mi sono dovuto ritirare perché mia madre mi ha fatto la cameriera tutta la vita, non mi poteva più mantenere e quindi ero arrabbiato molto in questa mia situazione. Tant'è che, come dire, tentai di uccidere, perché attribuivo la mia situazione all'uomo che aveva ucciso mio padre. Ed ecco perché il titolo, Io killer mancato. Eh sì, perché mi armai di pistola, cercai questo tizio, lo trovai e tentai di sparargli, però per fortuna sua e soprattutto per fortuna mia, quando trovai l'uomo che aveva sparato a mio padre, lui quel giorno, l'avevo pedinato quel giorno uscì da casa con un bambino in braccio. Gli stavo sparando in testa, come lui aveva sparato a mio padre, però c'era quel bambino che mi guardava. Mi ha detto, ma che sto facendo? Mi mise la pistola in tasca, me ne andai, e da quel giorno non l'ho più cercato. Non so più che fine ha fatto, sarà morto sicuramente. Però quello fu la mia liberazione. La tua liberazione, e poi sei diventato il grande inviato e giornalista che sei stato. Ma per caso, nel senso che io studiavo, leggevo, sono appassionato di storia, ho frequentato per necessità gente mafiosa, perché il quartiere dove ero nato, Ballarò, e il quartiere poi sono andato a vivere da Grandicello, da 4 anni in su, era Pallavicino, San Lorenzo, Resuttana, cioè era il groggiolo della mafia, dei Corleonesi, di Madonia, di Riccobono, Mutolo e tanti altri, Gambino, Troia, Nicoletti, e quello era il mio ambiente. Ma per fortuna sono rimasto fuori, ma per fortuna, un miracolo è stato. Quindi quando sento parlare tanta gente che dicono ce l'ha nel DNA, non è vero, nel DNA abbiamo tante cose sicuramente. Ma non puoi, come dire che io sono figlio di uno che è stato ammazzato e quindi per questo devo essere estraniato, emarginalizzato e compagnia bella. Non è così. Se tu mi dai la possibilità di studiare, di avere un lavoro, poi ne posso fare a meno della mafia. Ecco, abbiamo un pochino di tempo in più che gentilmente ci concedono, e quindi abbiamo anche più spazio. Una grandissima storia. Ma è una immensa storia. Che va raccontata anche, sì, cercheremo di raccontare ancora. E questo che tu mi dici mi dà l'assist per una domanda. Come è cambiata, Francesco e poi anche Nino, la Sicilia dalle stragi di Falcone e Borsellino ad oggi? Ma è molto cambiata, per fortuna, perché già io lo vedo con i miei figli. Io ero una mia figlia fatta 50 anni, gli altri 4 sono ancora un po' più giovani. Ma mentre io, se mi rubavano la motocicletta o l'automobile o quant'altro, magari mi sarei rivolto a qualche mafioso per trovare
ritrovare l'automobile o la motocicletta, i miei figli questo manco lo pensano, non lo pensano. Se a mio figlio, come è successo ora qualche mese fa, gli rubano una moto da cross, lui non è andato dal boss del quartiere a tentare di trovare la macchina, lui ha fatto subito la denuncia, si è andato dalla polizia, dai carabinieri, eccetera eccetera. Quindi questo già ti dà la sensazione di quanto sia cambiata la mafia, la gente, per fortuna. Molti hanno festeggiato ieri per la cattura di Matteo Messina Denaro, e ti dico anche che vorrei che mio fratello sentisse quegli applausi, ha detto Maria Falcone, per quanto sono stati forti, una visione, una cosa bellissima. Però se tu vai ancora nei quartieri di Palermo, allo Zen, a Baccaccio, allo Sperone, a Ballarò, all'albergheria, nessuno ha festeggiato. Nessuno. All'albergheria nessuno ha festeggiato, il quartiere dove tu sei, del quale tu sei originario, nessuno ha festeggiato. No, nessuno ha festeggiato, però ci sono, in realtà, per fortuna, c'era Padre Cosimo Scordato, che adesso ha cambiato parrocchia, che era veramente un simbolo dell'antimafia, ma un simbolo vero, non di quelli fasulli, di cui siamo stati abituati purtroppo in tutti questi anni a conoscere, a vedere in TV. Quindi se tu non intervieni nei quartieri, lo Zen, per esempio, purtroppo è pieno di garage dove vengono nascosti, e se ci vanno li vanno a trovare motorini, automobili, un mare di roba. E non solo lì, ma se vai allo Sperone la stessa cosa, che si spaccia a cielo aperto. Perfetto. Francesco, Alessandra, Nicoletta e Nino, vi chiedo solo un minuto di pazienza, se potete stare con noi altri 10 minuti, ho un'esigenza tecnica, uno stacco pubblicitario, poi torniamo. Grazie a te Giulio Cesare, molto importante, questi 10 minuti li renderemo ancora più preziosi, grazie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. 01 Distribution presenta: i film sono sogni che non dimenticherai mai. Il nuovo film di Steven Spielberg. Si fa quello che il cuore ti dice di fare, perché la tua vita non la devi a nessuno. Questo è il film di Steven Spielberg che tutti stavamo aspettando. Qual è stata la tua parte preferita? The Fabelmans, dal 22 dicembre al cinema. Il candidato all'Oscar Stanley Tucci. Credo di aver ascoltato la più bella voce della sua generazione. Naomi Ecki. La musica non ha limiti. Voglio raggiungere più gente possibile. Dall'autore di Bohemian Rhapsody. Un'emozione stupenda. Whitney, una voce diventata leggenda. Dal 22 dicembre al cinema. Non pensavo di trovare un amico come Bruno nella vita. Ciao Bruno. Ciao Pietro. Premio della giuria al Festival di Cannes. Guarda che c'è un mondo fuori da qui. Questo confine te lo sei inventato tu. Luca Marinelli, Alessandro Borghi. Non preoccuparti per me, questa montagna non mi ha mai fatto male. Le 8 montagne, dal 22 dicembre, al cinema. Avatar, la via dell'acqua. Ho bisogno che tu stia con me. Dal regista James Cameron. Questa famiglia è la nostra fortezza. L'evento cinematografico di una generazione. La via dell'acqua connette tutte le cose. Vivilo in 3D, dal 14 dicembre, solo al cinema. Prenota ora il tuo biglietto. Tempi supplementari per Pop Economia Rumore quest'oggi. Ridiamo subito la linea ad Alessandra Mori e tutti i suoi ospiti. Alessandra, intanto stiamo facendo scorrere le foto che mi hai girato. Bene, e allora una domanda per Nino Sunseri. Parliamo della Sicilia, Francesco ci stava dipingendo, tratteggiando la Sicilia dopo le grandi stragi di Falcone e Borsellino. Come è cambiata in breve la Sicilia da allora ad oggi, anche sul versante appunto economico, Nino? Guarda, certamente ci sono delle grandi novità. Però devo dirti che il cambiamento più importante l'avevo riscontrato una ventina d'anni fa, quando mi accadde di andare a parlare con Arnaldo La Barbera, che allora era il questore di Palermo e che sicuramente Francesco conosce bene, poi era un po' era mio amico con la storia di Genova, ma in quel momento, e avevano appena arrestato
lo piccolo, il vecchio, il padre, che era gestiva il racket delle estorsioni, quindi, come dire, aveva una presenza importante nel mondo dell'economia. E lì la cosa che mi colpì, che la Barbera mi fece notare, che secondo me dava già il segno di un cambiamento, sono passati una ventina d'anni, che in casa di Lo Piccolo vennero trovati tutti i libri mastri con i vari pizzini, con l'elenco dei commercianti, quelli a quanto pagavano e quant'altro. Perdona, quello che mi spiegò la Barbese, vede, dottore, questa qui è un segno di grande cambiamento, perché una volta, se noi fossimo arrivati in un covo o in casa di un grande boss mafioso, non avremmo trovato assolutamente niente. Perché tutti i libri, tutte le prove, tutte le cose magari stavano a 500 metri di distanza, tenuta a casa di un incensurato, di un insospettabile che teneva tutto sto materiale senza fare domande e senza chiedere nulla. Cioè, adesso questo non può succedere, o comunque è più difficile che succeda, per cui Lo Piccolo si teneva tutto in casa, cioè perché non si fidano più di nessuno, perché l'incensurato che una volta viveva sotto il terrore continua a vivere ovviamente sotto il terrore, figuriamoci. Però può anche darsi che in un momento di irritazione, per vendetta, per mille motivi, prende tutto sto materiale e lo va a portare ai carabinieri. E quindi lui me lo raccontava, spero che Francesco sia d'accordo, lui me lo raccontava come esempio di una progressiva perdita di potere delle cosche sul territorio. Tra l'altro aggiungo, e questo sì, me lo faceva notare sempre la Barbera, sì, che oggettivamente le estorsioni, c'era ancora la lira, ma parlavamo veramente di roba, erano tante, per carità, ma le somme erano veramente veramente ridicole, e lui appunto me lo raccontava anche questo, come dice, vede, ormai si accontentano, anche campano anche con le briciole. Francesco, sei d'accordo? Nino, ti interrompo, do la parola a Francesco. Sono curiosissimo di sentire. E poi abbiamo la chiusura con Nicoletta, con delle straordinarie immagini. Francesco. Allora, sta cosa che racconta, purtroppo Nino, stai rievocando due episodi che mi riguardano direttamente. Ecco. I pizzini di Lo Piccolo, li ho pubblicati io. Ho fatto uno scopo grande. I pizzini di Lo Piccolo, certo. Esatto, e per questo motivo sono stato indagato, perquisito naturalmente. Tutto, vero, ora mi viene in mente. È un episodio, ho letto proprio nelle tue note, Francesco, ieri, sì? E sono stato indagato per favoreggiamento a Cosa Nostra. Una roba incredibile. C'è un giornalista che fa uno scoop e che pubblica tutti i pizzini di Lo Piccolo con tutti i nomi e i cognomi di chi pagava. Sono stato indagato per favoreggiamento a Cosa Nostra. Per fortuna ne sono uscito fuori, perché ho fatto notare al magistrato che mi requisì la casa, l'automobile, una barchetta che avevo. Ho detto: guardate che voi questi pizzini, queste informative, li avete già depositati, e quindi tutti gli avvocati ne sono in possesso. Nessuno era mai venuto in possesso. Io ne sono venuto in possesso, non vi posso dire da chi, non dagli avvocati, e li ho pubblicati. E quindi mi ha, come dire,
ho passato un po' di guai. Tu ti immagini io indagato per favoreggiamento di Cosa Nostra? I miei figli una mi cosa incredibile, una cosa vergognosa, incredibile. No, ma è così la verità. La costruzione che mi dava la Barbera era corretta, a parte i tuoi problemi che sono ovviamente importanti, ma la ricostruzione che mi diede allora la Barbera, secondo te era vera o era così? No, tanto per... era vera, era ed è vero. Ormai qui a Palermo di escursioni ce ne sono ancora, per carità, ma rimangono relegati nei piccoli quartieri. Non c'è ancora in città nei locali, però il problema qual è? Che la maggioranza dei locali, ci sono molti commercianti onesti naturalmente, ma tutto il denaro che è stato ricavato dalla droga e dalle altre attività illecite ormai è stato investito in questi locali. Molti locali, la Movida di Palermo, che sono tantissimi ormai, infiniti, sono in mano ai figli, ai cugini, ai parenti e agli amici dei mafiosi, che possono permettersi il lusso di pagare 1000 euro di affitto, addirittura di comprarseli loro direttamente, quindi senza neanche con questo aggravio di spese, e quindi non possono andare più a chiedere a questi commercianti il pizzo, perché sono essi stessi, loro stessi, che gestiscono la gran parte di questi locali. Alcuni, pochi per fortuna, li gestiscono carabinieri, poliziotti e finanzieri. E quindi c'è anche questo deterrente, chiamiamolo così. Non sono molti per fortuna, però ce n'è parecchi. Sì. E mi dicono che abbiamo ancora un altro po' di tempo, però darei la parola e la voce, ma anche farei scorrere delle straordinarie immagini che Nicoletta Orlandi Possi, mia collega carissima e storica dell'arte, ci ha preparato oggi, che sono perfette per il tema di questa puntata. Nicoletta, a te. Buonasera a tutti, buonasera a tutte. Ciao Nino. Perché hai fatto la voce, Nico? Mali di stagione. No, ho capito. E sicuramente voi la conoscete, l'avete conosciuta veramente, perché stiamo parlando di Letizia Battaglia. Volevo parlare di Letizia Battaglia, che ha documentato con le sue straordinarie fotografie un periodo ben preciso della storia italiana, e precisamente quello che stava succedendo a Palermo, e le sue immagini continuano ancora oggi a farci capire quello che magari sono i sentimenti, le sensazioni, le emozioni che vengono fuori dai volti dei protagonisti. Qui vediamo, stiamo vedendo l'immagine di Falcone, lei era davanti al Palazzo di Giustizia in uno dei tanti processi dove Falcone faceva il magistrato. Ieri, quando ho visto le immagini dell'arresto di Messina Denaro, ho immaginato che ci fosse anche lei in quel nugolo in mezzo a tutti quei reporter, fotoreporter che stavano lì ad immortalare. Ecco, adesso viene fuori un'altra immagine di Letizia Battaglia. Come non fare un paragone? E quindi volevo chiedere a voi, visto che posso usare, Alessandra, i tuoi ospiti, chiedere cosa ricordano di quel periodo, se hanno conosciuto Letizia Battaglia, e niente, il loro ricordo. Francesco, tu l'hai conosciuta Letizia Battaglia? Sì, come no. Ho cominciato i miei primi passi da cronista, prima al Giornale di Sicilia come collaboratore, poi al giornale L'Ora. E quindi me la ritrovavo sempre piedi negli omicidi, arrivavamo prima lei o prima io, perché come Lino forse sa, tutti eravamo uniti di scanner e radio, ed eravamo sintonizzati sulle frequenze della polizia e dei carabinieri. Della polizia? Sì, della polizia e dei carabinieri. E quindi sentivamo sparatoria qui, sparatoria lì, in quegli anni non avevamo tregua completamente. E quindi io ero munito di lambretta, spesso arrivavo molto prima di qualche automobile dei carabinieri o della polizia sul luogo del delitto, e trovavo lì
o trovava lei me già sul luogo. E era così, purtroppo. E quindi ho tanti ricordi, tanto sangue. Mi ricordo una testa mozzata trovata dentro l'automobile che era posteggiata vicino alla stazione centrale di Palermo, e una testa molto pulita perché era poggiata su un giornale, già dissanguata come fanno i musulmani quando uccidono gli animali. Delle cose impressionanti che purtroppo mi porto ancora appresso, e per dirti ancora come questo mestiere, almeno per come l'ho fatto io, ti entra, è come la cocaina. Io entra ieri, dentro. Nonostante sia in pensione. Stavo per chiederti com'era allora fare il cronista di razza, ovviamente, perché ora è tutto cambiato. Purtroppo non posso parlare male dei miei colleghi, anche mio figlio, uno dei miei 5 figli, fa il giornalista. Ma come lo facciamo? Come lo fanno? Ormai tutto è dettato dagli uffici stampa dei carabinieri, della polizia, della finanza o di vari enti politici e non. E quindi tutti fanno informazione, o quasi tutti, su queste basi, partendo da quelle basi. Io ho fatto il cronista, almeno tento di farlo fino ad ora, anche se scrivo molto poco, andando su poi in relazione, non ci stavo mai. Io per tanti anni ho vissuto a Roma, perché mi costrinse Repubblica ad andare a Roma, ma in realtà io a Roma non ci stavo mai, ero sempre in giro. Io andavo, certo. Facevo il giro dei pronto soccorso. È questo fare il giornalista. Come? È questo fare il giornalista. E lo so, ma dove li trovi? Io non vedo. Io uscivo di casa la mattina con l'idea di far trovare uno scoop. Il mio obiettivo era lo scoop. E ne ho fatti tanti, per fortuna, tantissimi. Ma adesso non vedo più scoop, vedo i giornali con tutte le stesse informazioni. Oggi lo scoop è dell'apparire, caro Francesco. Chi appare prima fa lo scoop. Nino, com'è oggi questo mestiere? Com'è diventato? Dacci un frammento e poi voglio concludere con una domanda finale a Francesco. No, perdonami. Prego, Francesco, prego. Vedo la televisione e vedo dei servizi che intervistano adesso un parente, un cugino di un morto per strada, un incidente stradale, e c'è scritto sulla striscia dello schermo esclusivo, e dico: ma che cavolo di esclusività è intervistare un vicino, un parente, che dicono: ah sì, è una brava persona, è esclusivo, ma di esclusivo che cosa c'è? Certo. Nino, che cosa c'è di esclusivo oggi anche nell'economia, perché ne parliamo ormai tutti i giorni? Ma guarda, nell'economia devo dirti sempre di meno, anche perché come dire, le condizioni non proprio floride delle aziende editoriali le rendono per molti versi o per tanti versi, come dire, molto sensibili a quelle che sono le necessità o le esigenze o i desideri delle grandi forze economiche, soprattutto delle grandi forze finanziarie, a cominciare dalle grandi banche. Diciamo che gli spazi si vanno soprattutto nel mestiere che faccio, purtroppo vedo che gli spazi si stanno riducendo sempre di più, perché poi, come dire, ci sono esigenze complessive di cui occorre tener conto. Io Letizia Battaglia l'ho incrociata non tantissimo, perché lei lavorava soprattutto per il giornale L'Ora, mentre io stavo al giornale di Sicilia, ma sono stato per un po' di tempo al giornale di Sicilia, e lei con noi, Francesco,
mi corregge se sbaglio, ma non aveva grandissimi rapporti. Il suo giornale di riferimento finché c'è stato è stato L'Ora. È vero, è vero. Bene, Nicoletta, che cosa c'è oggi di esclusivo per quanto riguarda il tuo settore specifico nell'arte e nella cultura? Parliamo di esclusività della notizia, no? Allora, purtroppo c'è molto poco, purtroppo c'è molto poco perché anche nel mondo dell'arte e della cultura ci sono dietro sempre solo uffici stampa. È anche vero che c'è anche molto meno attenzione pubblica, per cui viene comunque relegata in secondo piano, quando in realtà ha uno strettissimo legame con l'economia, con il tessuto sociale, con la promozione dei territori. È un settore, secondo me, ancora sottovalutato, molto sottovalutato, che invece potrebbe essere volano di un rilancio dell'economia. E allora, ci siamo allargati molto oggi. Voglio concludere in questo modo. Domanda diretta ovviamente a Francesco Viviano. Cosa mi ha colpito? Sempre Nino Di Matteo, membro del CSM, già sostituto procuratore a Palermo, dice così: si apre una grande stagione con questo arresto. Se lui collabora, ovviamente Matteo Messina Denaro, lo Stato sia pronto ad affrontare la verità. Che ne pensi? Che cosa c'è dentro questa dichiarazione, Francesco? Ma io credo che, come dire, lo Stato non è più quello di 30 anni fa. E i questori e i vari organi investigativi hanno a capo persone, come dire, che sono sganciate ormai da quelle logiche e quindi hanno tutto l'interesse a cercare la verità. Non credo che tenteranno di nascondere qualche cosa, perché non conviene a nessuno. E quindi io spero molto che questa breccia si apra finalmente. Però ho dei seri dubbi sul pentimento di Matteo Messina Denaro. Il padre, per esempio, che era un grande boss e che ha vissuto in latitanza e che è morto in latitanza, è stato trovato tutto ben vestito, elegante, cravatta, giacca, pantaloni e scarpe, trovato sotto un piede d'ulivo, si è consegnato da morto. Io, così, è un azzardo che sto facendo naturalmente, io credo che Matteo Messina Denaro si sia consegnato da vivo, consegnato nel senso che non che d'accordo che abbia fatto una trattativa con le forze dell'ordine, Ma forse sì. Quindi lui si è consegnato. Molto importante quello che tu stai dicendo ora, che si sia consegnato, ecco, da vivo, è un concetto molto importante. No, anche perché sta morendo. A 6 mesi. Francesco, in questa... Vai Nino. No, dico, in questa ricostruzione che io credo, l'unica roba che non mi quadra è... So che sembra una stupidaggine, però adesso poi la racconto, è la storia dell'orologio. Perché dico questo? Perché io a suo tempo frequentavo molto, ovviamente per ragioni di lavoro, Sergio Cusani, per la vicenda Enimont, e Sergio lo chiamai un paio di giorni prima che lo arrestassero, e lui proprio alla roba dell'orologio ci tenne a dirmi, cioè, no, cioè, guarda, sto aspettando che arrivino da un momento all'altro e mi sono cambiato l'orologio e mi sono messo uno su watch, perché se finisco in galera non voglio perdere il mio orologio. Allora, questa cosa, con questo precedente, il fatto dell'orologio da 30.000 euro che Messina Denaro si è portato dietro, come dire, non mi appatta, ecco. Però è così, una somiglianza con una vecchia storia. Che dici, non so, Francesco, che ne pensa. Ma il fatto che Messina Denaro sia portato appresso il Frank Muller da 35.000 euro non mi stupisce,
perché come ho detto prima all'inizio, Matteo Messina Denaro non è come Provenzano o come Torrina, che pastori erano o finti pastori e che vivevano in condizioni, tranne Rina che viveva una villa lussuosissima, ma Provenzano è stato trovato con pane, ricotta, formaggio e cicoria. Matteo Messina Denaro ha sempre fatto la bella vita, ha sempre avuto belle donne, ha sempre avuto tutti gli agi possibili, macchine lussuose, e anche ora se avete visto le immagini, tant'è che sono stato molto curioso di scoprire dove si vestiva, è un obiettivo il mio che tenterò di scoprire da qualche giorno. Presto ti richiamo, ce lo dirai in esclusiva in anteprima, caro Francesco. Che cosa? Non ho sentito. Dico, scoprilo presto, io ti richiamo e ce lo dirai in esclusiva in anteprima, a proposito di esclusive vere. Ma avete visto l'abbigliamento, il montone? Come no, la prima cosa che ho notato, il bel montone che indossava, era perfettamente vestito, di gran grido. E il cappellino di lana, che non era un cappellino qualunque, perché era bianco, con l'estremità marrone, quindi un pandan con il montone e i pantaloni. E sicuramente magari in cashmere, no? Sì, sicuramente. Allora, mi stringono qui ai fianchi, mi dicono che bisogna chiudere, abbiamo veramente oggi fatto i tempi supplementari. Una sola cosa in chiusura, Francesco, altra cosa che mi ha molto colpito. L'ex procuratore Caselli ha detto oggi su Corriere della Sera: un regalo alla democrazia, ma la mafia non finisce qui. Ma ieri a caldo ha detto un'altra cosa. La parola mafia, il capitolo mafia è scomparso da tempo e anche oggi ovviamente dall'agenda politica. È così? È scomparso il capitolo mafia dall'agenda politica? Ma è scomparso da tempo, non soltanto dall'agenda politica, ma anche dai giornali. Se tu adesso proponi un servizio di mafia ai giornali, ti guardano, dice ma che è pazzo questo? È da tempo che è così, purtroppo. Bene, allora io ti ringrazio, vi ringrazio, ringrazio Francesco Viviano e Nino Sonseri. Oggi abbiamo ascoltato, intervistato due grandi cronisti, due giornalisti di razza. Grazie ancora Francesco, io ti richiamerò presto e stabiliremo anche un contatto e un collegamento video, se sei d'accordo, perché interagiamo meglio. Va bene, d'accordo. Grazie, grazie, grazie Nino Sonseri. Grazie a te. Ciao Francesco, un bacio. Ciao, amico. Ciao, mi spero che siete stati bene qui con noi. Ciao. E a presto. Ciao Alessandra, grazie. Ciao a tutti. Grazie. Ciao. Ciao a tutti, a presto, un abbraccio alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Ciao. A martedì. Avete ascoltato Pop Economia.